scusate per la faccia bianca, cadaverica, ma qui sto in camera mia. Scusate per il letto sfatto, ma lo devo fare. Ovviamente rigorosamente lenzuola, cuscini, fetre, leopardati. Vabbè, lasciamo perdere. E sono in camera mia perché siccome mi pare successe un po' di cose questi giorni e vi ho un sacco di cose da raccontare. Adesso quando farò il Get Ready With Me, per tutte le cose che è successo, vabbè, non è successo niente di che, però ci ho lavorato un sacco di tempo. Siccome sto video volevo parlarvi di un'altra cosa, quindi dopo va a finire a 2 ore di video, non mi pare il caso. Vi ripeto, scusate per la faccia se mi vedete così cadaverica, perché c'ho proprio la finestra qua. Però dopo, se faccio quella luce qua della camera mia, non si vede niente, mi fa tutta scura, tutta gialla. Almeno così, anche se mi vedete bianca, comunque mi vedete meglio. E allora, già da come avete capito dal titolo, vi volevo parlare un po'. Già l'avevo tra virgolette anticipato nel Tag School, quello delle 10 domande, e dove vi stavo dicendo, dove mi ero anche un po' commossa del fatto la mia obesità, diciamo, non lo so se è obesità, perché comunque vabbè, insomma, adesso vi racconto. Praticamente io all'età di 14 anni, siccome io praticamente, allora io non sono stata, intanto vi dico che io comunque non sono stata mai una mangiona, mai sinceramente, non sono una patita del mangiare, anche perché io sono una persona molto schizzinosa, nel senso che a me non mi piace proprio niente da mangiare, cioè non mi piace quasi niente, niente proprio, cioè cosa te mangio niente, insomma, sono stata proprio sempre schizzinosa, ancora adesso, no, no, scusate se guardo in basso c'è la mia Lady, eccola. Oh, madonna, madonna, e dice, cosa fai qui così, vero passera? E praticamente sono stata proprio schizzinosa, non mi piace proprio niente da mangiare, niente. Insomma, vado in breve che se no sto video arriva dura 2 giorni. Praticamente all'età dei 14 anni, cioè io e mia mamma abbiamo scoperto che, dato che siccome non mangiavo niente, quasi niente, mi ingrassavo, continuavo a ingrassare così. E infatti sono andata a fare analisi del sangue e tutto quanto e abbiamo scoperto che a me non mi funzionava bene la tiroide. La tiroide, per chi tante volte qualcuno non lo sappia, sono due ghiandole salivari che abbiamo qua. No, che cacchio dico, non è salivari, salivari ce l'abbiamo qua, scusate, incazzata. Lasciate perdere, abbiamo due ghiandole qui. E praticamente ce n'ho una, no, che non mi funziona, ma funziona tutte e due, però io sono nata con una ghiandola più piccola di questa, per esempio questa è così grossa e questa invece piccolina così, tipo, e quindi sono nata con una ghiandola più piccola e questa ghiandola più piccola fa fatica a lavorare, insomma, e io non mi ricordo se c'è l'ipoderismo o quell'altra, adesso ho ipe, o ipo o ipo, adesso non mi ricordo quale dei due c'ho, e c'ho quella che praticamente mi intende, mi fa ingrassare. Ma anche se non mangi niente, ti fa ingrassare automaticamente. Ti ingrassi, vai, vai, vai. Ti ingrandisci sempre di più. Se no, c'è anche la tiroide, quella che invece ti fa dimagrire. Ti fa dimagrire, dimagrire, dimagrire. Come quella che fa ingrassare tanto, questa fa dimagrire tanto. Infatti, non poteva avere quella che c'ha dimagrire? No, tanto sfigata, ci sono nata, ci moro. Ok. Scusate che ancora sono un po' raffreddata perché ho avuto la febbre fino all'altro ieri, sono stata malissimo tra mal di gola, raffreddore, tosse, eccetera, eccetera, quindi sto proprio. Però adesso mi sono ripresa tutto quanto, quindi la febbre non ce l'ho più, mi è rimasto solo un po' il pizzicorente la gola, un po', sai, quando tossisci ti fa un po' di pizzicore e raffreddore, se no la febbre non ce l'ho, quindi adesso sto un po' meglio. Prima invece mi sentivo più debole, più le gambe non ce la facevo a camminare, facevo male, tipo tutte indolenzite, eccetera. Invece adesso mi sono ripresa meno male. E quindi ho deciso di fare questo video, di parlarvene con voi, di quello della mia infanzia, di quello che ho sofferto io, insomma. E anche un po' di bullismo, diciamo. E quindi niente, ho scoperto di avere, cioè la tiroide ce l'abbiamo tutti, ho scoperto che non mi funzionava. Infatti noi una volta l'anno, io e mia madre, che ce l'ha anche mia madre, però mia madre, al contrario di me, lei c'ha tutti i nodulini, che sarebbero tutti tumori, soltanto che sono benigni, meno male. Io invece non c'ho niente, perché io e mia madre ogni volta facciamo una volta l'anno l'esame, l'analisi del sangue dell'FT3, FT4 e THS in più l'ecografia. E una volta all'anno andavamo a Torrette, giù ancora all'ospedale di Torrette, e dalla endocrinologa,
e a visitarci, però tutto a posto, ci cambiavo solo il pasticche. Io prima, tipo, 14 anni, 15, io sono arrivata a pesare 100 kg. Adesso 100 non so se ho obesità, penso di sì. Pensate, sì. Vabbè, io dico che ero obesa 100 kg, ma non perché mangiavo, ma era il problema del fatto della tiroide che non mi funzionava. E dopo niente, è successo che mi hanno dato delle pasticche, mi hanno prescritto delle pasticche che l'Autirox prima le prendevo da 100 e qualcosa perché pesavo 100 kg. Ovviamente, dato che mi sono dimagrita tanto, non mi chiedete quanto peso, peserò una settantina di chili adesso, penso una settantina. E mi hanno prescritto queste Tirox da 75 adesso, dato che sono dimagrita, e per adesso devo prendere sempre queste. Ma ovviamente a vita, finché non schiatto, finché non muoro, devo prendere sempre le Tirox, che questa qui mi regola la tiroide, perché se io non prendo queste Tirox divento enorme, divento a pesare anche 500 kg, no, veramente, non sto scherzando, e divento proprio enorme. E invece questa te fa fermare, cioè, te fa fermare la tiroide, che ti fa diventare grossa, insomma, to, diciamo, in sintesi, abbreviato proprio. E quindi io prendo vita la mattina, appena mi alzo, appena mi sveglio. Sarei meglio sempre alla solita ora, infatti apro sempre alla solita ora alle 7, perché mi sveglio alle 7, porto mio figlio a scuola, quindi va bene. E devo aspettare mezz'ora prima di mangiare, prima di fare colazione. E poi basta. Però l'ultima volta che ci siamo andati a visitare, siccome era tutto a posto, tutto regolare, del quadretto, siccome venite una volta l'anno e comunque va sempre bene l'analisi e tutto, dico, sta sentito, venite quando casomai William c'ha tipo 8 anni, infatti lui c'era 7 adesso, quindi 3 anni ormai che lo davamo giù, e quindi adesso devo prendere appuntamento per l'analisi del sangue, per l'ecografia, eccetera, eccetera, così il prossimo anno ci riandiamo. E quindi io per questo, a me ancora mi vedete a parte robusta, io però sono una persona che comunque più di tanto mi sa proprio che non ce la faccia a dimagrire, io ho l'ossatura grossa. E soprattutto delle gambe sui ginocchi, insomma, c'ho l'ossatura proprio grossa. E purtroppo la costituzione mia è lentissima. Io, se mi mangio il cioccolatino, mi ingrasso 10 kg. Se invece non mangio niente, prima che mi dimagrisco, campa cavallo che l'erba cresce. Invece voglio un bel po' per dimagrire, perché con la costituzione ho un metabolismo molto lento. E quindi infatti il dottore nostro, prima c'ho un dottore, si chiamava Franca Lancia, era bravissimo lui, appena gli diceva una roba già sapeva da cui era, insomma era bravo, era mandato in pensione, ero piccolina quando ci andavo, ha detto sia per me che per mia madre, ha detto voi dovete morire proprio di fame, cioè per dimagrire dovete proprio morire di fame, dovete mangiare proprio niente per dimagrire, nel senso per quanto abbiamo un metabolismo molto 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 lento. Invece mio padre di mortacci sua, può mangiare quello che cacchio gli appare, se ingrassa mai, manco del chilo. Potevo più da lui? No. Vabbè. E quindi insomma per questo. E questa è una cosa che ci ho sofferto sempre, perché comunque a me mi piace tipo quando vedo le ragazze. Ma allora, a me non mi piace proprio la magrezza, a me proprio il magro magro troppo secco secco non mi piace, sinceramente. A sto punto preferisco essere così. Io alla fine sono curvi, sono formosa, solo le tette non c'ho, che c'ho la seconda, però per il resto sono curvi e sono fiera, mi piace avere le forme. Però io non dico che, allora, io non dico che non mi trovo tanto bene con me stessa, però almeno levo un po' di pancia, un po' l'interno coscia e starei a posto, un po' dei bracci. Cioè, guardate che braccioni che ho. Cioè, guardate quanto enormi, cioè. Guardate, a parte il tatuaggio, cioè ce l'ho enormi proprio, cioè guardate, ce l'ho gigantissimi. E a parte sta maglia pure mi fa più, E mi stavo dicendo, no. E quindi, vabbè, io dico che non mi trovo bene, ma non mi trovo bene per cazzo con me stessa, proprio per niente, mi odio proprio profondamente. L'unica roba che mi salva, secondo me, del fisico mio è il viso. Del viso sono contenta perché non mi vedo che fa proprio schifo, allora io non me la tiro perché non c'ho un cazzo da tirarmi, perché fa cagare il cazzo, cioè proprio fa schifo al massimo. Sono schifosa proprio nel senso proprio del corpo, mi fa schifo proprio. E quindi l'unica roba che mi si salva, grazie a Dio, è un po' il viso, mi reputo almeno carina. Brutta, schifosa, no. Che fa schifo al cazzo, no, però. Cioè, io dico di viso mi reputo almeno carina. Non dico bella una strafiga, però di viso almeno meno questo mi salva, perché il resto è meglio che non si guarda. Il resto fa proprio schifo. Però almeno il viso mi reputo carina. E
Comunque adesso vi racconto un po' di quello che ho vissuto, almeno già sapete anche perché sono robusta, eccetera, eccetera, perché faccio fatica a dimagrirmi. Praticamente io ho sofferto molto sia alle elementari e alle medie e alle superiori, sempre con la scuola, perché purtroppo ci sono certe persone ignoranti nella vita, tanto, ma non dipende tanto dai bambini, ma dipende molto dai genitori, come cresce su un bambino. Scusate, ancora non sto tanto bene. E praticamente niente, mi prendevano in giro, mi dicevano, vabbè, sei brutta, sei cicciona, cioè mi guardavano e ridevano, insomma, io ho sofferto moltissimo. Alle medie però, elementari però un po' di meno, alle medie però ho sofferto tantissimo perché c'era un ragazzo che mi chiamava sempre, sei un buzzico dell'immondizia. Te mangi, poi diceva mangi il buzzico dell'immondezza, boh, che cazzo c'entra, non ho capito, era deficiente purino, che oltretutto prendeva per culo a me quando lui era più grosso di me. Vabbè, io però siccome ero una persona, allora io quando ero piccolina ero molto timida e appena un ragazzo mi offendeva così, ora anche una ragazza e chiunque, perché altro erano i maschi che offendevano, erano le femmine, no, mi metto subito a piangere. Metto subito a piangere. Invece adesso col cresce sì, la timidezza un po' mi è rimasta leggermente. Però se devo dire una roba te dico, sei piccazzato dalla faccia subito. Ovviamente si cambia quando uno cresce, meno male. Che ancora sono un po' ingenua, mi sono fatta prendere per culo tante volte da altre persone. Cioè credi, perché io ci credo un po' alle persone, mi fido troppo. E Maria me lo dice sempre, non ti fida tanto, che poi te la mettere niente lì dietro. Scusate il termine, ma è così, tanto è inutile che ci famo figli, perché così. E insomma, vabbè, questi sono poi altri discorsi. E praticamente ho sofferto tantissimo, insomma, mi dava sempre da lì. E io non ce la facevo più perché stavo vivendo un periodo proprio bruttissimo. Perché dico, oddio, come cazzo faccio? Se fosse una magia che mi fa dimagrire qualcosa, perché non posso andare avanti così. Però sai, quando sei piccolina, dopo non ci pensi manco, sei lì. Ai ragazzetti, poi non hai tempi, da te che a 12-13 anni si drogano, fanno sesso, fanno tutto di più, fumare, fanno tutto di più. I tempi miei era così, io ho cominciato a uscire all'età di 16 anni. Io un anno prima giocavo a pallone ancora, che a me piaceva giocare un po' a calcio o a pallavolo. E quindi capito, ci stai pensando, dico no, devo tenere in forma perché se mi vede un ragazzo, capito, oppure devo far piacere, passo lì per farmi guardare, mi fregava proprio un cazzo queste robe. E quindi io ci pensavi a dire, adesso mi dimagrisco, mi ci metto d'impegno. Sì, dopo che sono stata pure io, che dopo usavo un po' di più perché ero ghiotta, perché sono ghiotta dei dolci, mangiavo un po' di più le merendine, sta roba qua le mangiavo anche della scorsa, se no impari a fare, mi cicavo ovviamente. Però chi è che non l'ha fatto è normale, voglio dire. Però non è che sono stata sempre con la magnona, insomma, ecco, ogni tanto mi facevo i cavoli miei, uno stuzzichino così da qua e da là dei dolci, sta roba così. È normale. E quindi niente, dopo mi dicevano tutte sei peste e corna, cioè sei brutta, sei cicciona, fai schifo, tutte ste robe così, ma non ti vergogni, tutte ste robe così. Comunque io. E no, aspettate, che poi io oltretutto ci sto soffrendo ancora adesso. Anzi, adesso no, adesso che mi sono pigrita, c'è nessuno ne dice, sei grossa, di qua di là. C'è ancora qualche signora, qualche ragazza così. Tipo dei 30 anni così che conosco coi intorni che ogni volta te sei ferma e dici ma ti sei ingrassata oppure quanto ti sei dimagrita, cioè io sto roba non le sopporto, mai nessuno che ti dice Gre come stai, come non stai, stai bene, stai male, come stai, mai nessuno che ti chiede come stai, devi sapere sempre ma sei dimagrita ma sei ingrassata, cioè hanno rotto il cazzo. Ma non perché, ma anche se sei dimagrita mi dice mi dà fastidio, cioè pensate male che se mi dice sei ingrassata mi dà fastidio perché cazzo vedi che sono ingrassata, mi cioè, fa sta male, no? Anche se mi dice sei dimagrita non è che dico oh, grazie, no beh stai te il cazzo uguale perché comunque voglio dire, sempre quello la gente cioè dice, sempre a giudicare quello che fai e quello che non fai, c'è sempre a dire a rompere cazzo, io queste robe non le sopporto, io meno la gente dico oh, come va, come stai, non dico oh, ma te sei ingrassata o oh, ma te sei dimagrita, oh, e che coglioni, non so, basta un po', voglio dire, no? La prossima volta rispondi a te, mi pare tanto che ti sei invecchiata. Invece ti sei invecchiata. E devo dire così l'altra volta, una, vabbè, lasciamo perdere. Cioè, tutti così. Boh, vabbè. Apro questo cazzo aspetto fisico di merda. E comunque, vi ripeto, io
adesso vi dico una cosa, però vi prego, non voglio far succedere una polemica, cose del genere, perché dopo mi sono resa conto, so che ho sbagliato a dire questa cosa, infatti il ragazzo mio mi ha ammazzato l'altra volta a chiamarmi, pare, Greta, che cazzo dici, te gonfio, non si dice, c'è la gente che ci muore, eccetera, eccetera. Perché io ho vissuto l'anno scorso d'estate un periodo di merda. Infatti mia madre, mio padre, anche le amiche mie, il ragazzo mio, diceva, è meglio che vai da psicologo, da qualcuno, perché stai ci pazza. Praticamente sono data sotto, nel senso, sempre col fatto del fisico mio, non mi vedo bene, perché quando esci d'estate, soprattutto a Senigallia, quando vado a Senigallia ci stai dei chalet, tanti chalet bellissimi, un sacco di ragazze, io le guardo, ma non è che dico, guarda quella come si è vestita, che faccio tutta la cosa perché sono invidiosa, perché se lo permette, io no, no, anzi sono contentissima, io guardo più le ragazze che i ragazzi, a parte i ragazzi li guardo, il ragazzo mio mi spara, devo guardare solo l'uomo, a parte questo. Però io guardo di più le ragazze perché mi piace come si vestono, vedo i vestiti, vedo le scarpe, vedo come c'è l'acconciatura, il trucco, vedo tutto. Vedo una ragazza bella in sé per sé, non pensate che sono lesbica, che a me piace molto gli uomini, non sono lesbica, però mi piace vedere le ragazze come vestite. E quando vedo alcune ragazze che vestite come piacerebbe essere vestita io, un magone dentro mi ci fa sta male, che dico, beata lei che si può permettere di essere vestita così. A parte per i vestiti, ma anche per la salute, io mi voglio dimagrissimo, per la prima roba è quella, però la seconda roba è per i vestiti. A me piace vestiti, perché ne so, d'estate, io non mi sono potuta mai permettere da... Scusate. Ok. Io non mi sono mai potuta permettere da... Io d'estate, per esempio, soffro nel senso... Nel senso che non posso stare a banco fresca. Cioè, ok, me li metto i vestitini, no? Però tipo quelli lì lunghi, no? Che ti arrivano sotto al ginocchio, che stai un po' fresca. Oppure le gonne, quelle lunghe, che mi piace tanto. Però per esempio, mi piacerebbe essere vestita, tipo, sai, con i pattoncini di jeans, che mi piace tanto, carinissimi, no? Che c'ha, alcuni c'ha nel pizzo, con i sfilaggetti, insomma, sono che basta. Non voglio piangere, basta. Ok. E che sei più fresca, vedo altre ragazze con i top corti, con la pancia di fuori e i jeans corti. Io dico, beate loro, almeno d'estate sono anche fresche, no? Non deve nemmeno soffrire il caldo. Aspettate che spiego e riprendo, poi riprendo il video. E niente, vi stavo dicendo, sono più fresche, capito? Stai bene d'estate, invece non sempre soffrivo con i pantaloni. Io perché mi posso mettere le gonne lunghe, che c'erano due bellissime, dei vestitini un po' sotto al ginocchio, anche un po' sopra, non c'è problema. Però non posso essere, vedo altre ragazze, se vanno nell'estate, vanno al mare. Il mare, per esempio, non ci voglio andare perché mi vergogno del costume. Lo so che ci sta peggio di me, me lo dice anche mio padre, mi pare. Guarda, ci sta quelli che pesano i 200 kg e vanno in bikini, lo so. Tanto la gente non è che sta a guardare me, voglio dire, poi vanno a vedere lo schifo di balena, balenottera come so io, no, non andranno in sicuro a guardare me, però te puoi guardare e dire, guarda quella, cioè, capito? C'è le persone cattive. Purtroppo però le persone cattive non capiscono, perché quando vedo una persona grossa che pesa 200 kg, io faccio, ah, guarda quanto è grossa quella, cosa c'è da ridere? Posso ridere, allora ha preso una secca, che cazzo vuol dire? Cioè, non ho capito. Cioè, nel senso, no? Poi che ne sai se quella lì sta male. Allora, posso capire, una è grossa perché magna, mi gusta magna, allora uno dice non posso più permettere a parlare per culo, che poi ne manco, perché cazzi su, la vita è sua, se voglio andare a pesare 300 kg, vuole pesare 300 kg, fa come cazzo gli pare, dopo sarà cazzi su per la salute sua. Però io di, la vita è sua, se vuole magna lascia la magna, che cazzo è, poi magna è la roba più bella che c'è stata nella vita, si dice, no? Una delle robe più belle. E tutte queste robe così, no? E quindi la gente non capisce, prende per culo così a gogo la gente grossa, che non sai se può, che può essere grosso per una malattia, che sta cercando tutti i modi per dimagrirsi e non ce la fa, pora persona, voglio dire, no? Che non ce la fa, tutto quanto. Come io più di tanto mi sa che così non ce la faccio a dimagrirmi. Io per esempio 2 anni fa mi ero dimagrita tantissimo, ero la metà da adesso.
E dopo d'inverno, ovviamente, sai, è freddo, ti tira un po' più da mangiare, un po' di più, diciamo, no? D'estate, per esempio, mangio proprio il cazzo, perché col caldo io la fo, poi io sudo tantissimo, io la fo, io vedo la gente d'estate che mangia la pizza e dico, ma come cazzo fai a mangiare la pizza d'estate? Perché è calda, io mi moro, cioè, capito? E quindi io sto soffrendo ancora tuttora. Adesso mi è passata sta cosa, quindi vi dico, loro mi avevano portato ah, sì, scusate, da psicologo, perché non facevo più. E questa cosa che ho detto prima, che adesso ve la dico, che non voglio far succedere polemiche. Se qualcuno che già ci ha sofferto, gli chiedo scusa già da adesso, che io mi sono curata pure l'anoressia, per quanto era andata fuori di testa, ma lì perché non c'era, non ci stavo qua a testa, ero andato proprio fuori di testa, e ho detto no, io voglio l'anoressia, non mi viene mai, io dico voglio l'anoressia, vieni a me. Sai come se loro dicono voglio l'anoressia, vieni a me. Voglio l'anoressia, voglio l'anoressia, voglio essere anoressica. Perché io dico, almeno se mi viene anoressia, no? Peso 70 kg, vedo quanto mi dimagrisco, arrivo a 60, dico mi fermo e ricomincio a mangiare. Però ovviamente so che non è così, perché dopo l'anoressia tutta la roba di te, a parte a me non mi arriverà mai, perché no. Però vabbè, a parte questo, però non è così come dico io. Io penso che è così, capito? È una roba facile, invece no, perché tanto non ci sono, l'ho vissuto, non so com'è. Non so com'è proprio, capito? Però lo so che non è così, che non è che ti fermi, che quella roba di testa alla fine c'è, cioè, se muore, lo so cosa vuol dire. Quindi non, con questa cosa che ho detto adesso, che mi sono augurata l'anoressia, tutto, non l'ho detto che stavo con la mente fresca, nel senso che non stavo bene lì, l'ho detto così senza volerlo, perché ovviamente è ovvio che io l'anoressia non la voglio. È ovvio che la voglio, preferisco essere così perché so che c'è se muore. Però lì col fatto che era andata fuori di testa a pensare sta cosa, poi vedi le ragazze in giro tutte fighe, tutte belle, tutte messe bene con i vestiti così, se poi ne permette quello, se poi ne permette di tutto. E invece te sai che ti devi adeguare ai vestiti, che io non posso andare con la panza di fuori, non vado fuori dei polli, fuori di dove vado. Per dire, no? Anche se non è che ce l'ho esagerata, però dove vado? E non me lo posso permettere, io lo vedo che alcuni vestiti non me li posso permettere, infatti non me ce vesto, solo io sa quante fantasie ho, dei vestiti belli da mettermi. Io infatti vedo certe ragazze vestite tutte uguali, dico ma cambiati, e tu state a perdere la magrezza così per niente, che voi potete mettere certi vestiti stupendi, tipo che ne so, mi piace con le magliette corte fino a qui che c'è nei volant, con quel pantalone di jeans attillati alti, quelli alti, con questa maglietta che va qua, tipo non so se avete visto mai Gnappetta, mia Cellini, Gnappetta, dai, la conoscete tutti? Cioè, lei sì che sa come vestirsi, a parte il buttons che lì è button. Però alcuni vestiti sono semplicissimi, cioè è una roba bella un bel po'. E io infatti ho pensato pure. Ah, vabbè, aspetta, dopo che ci arrivo. E volevo dire anche quest'altra cosa, che comunque non voglio fare polemiche col fatto dell'anoressia. Vi chiedo scusa già da adesso, chiedo scusa adesso già alle ragazze se ci hanno vissuto sta cosa anoressia e che sono riuscite andare, a tirarla fuori, cioè nel senso a curarla questa cosa, e sono contentissima. Scusate se ho detto sta cosa, non voglio fare polemiche, niente, non voglio far succedere discussioni, niente, se mi capite bene, spero che mi capite. Ovviamente guardando le ragazze così, guardando il corpo mio che fa schifo al cazzo, eccetera eccetera. Io lì veramente ero andata fuori di testa, ragazza, l'anno scorso, vi giuro, dovevo andare da psicologo veramente, ci stavo per andare. Dopo, meno male che mi sono ripresa, ero proprio fuori, dicevo sempre quello dalla mattina alla sera, pensavo solo a quello e basta. Cioè, capito? Dopo anche mio figlio mi ha fatto forza stando con lui, comunque dico, cazzo dico, dico c'è un fiolo, dico che cazzo sto a fare, ma penso più a lui, ma vaffanculo, no? Cioè, dopo c'è ragione con le cose lì, perché era andata proprio fuori di testa. Poi ho detto dell'anoressia, quindi vi chiedo scusa adesso, non voglio fare polemiche niente, quindi vi chiedo scusa adesso. Non voglio far succedere la polemica a qualcosa, però è normale, quando sei fuori di testa non ci pensi, vedi ste robe così. E quindi niente, ci sto soffrendo ancora adesso un pochino, perché allora ragazzo mio a me me l'ha detto sempre, lui me l'ha detto, a me non me ne frega un cazzo, mi ha detto a me mi piace così come sei, anche se no non ti piavo, tanto o vestita o nuda, tra virgolette, una persona si vede com'è. Ma io per esempio, guarda, vi dico la verità un po' intima, diciamo, cioè io quando sto in intimità col mio ragazzo, cioè a me lui è nuda, anche gli ex, mi ex mia, ci avevo avuto i due tre, però vabbè. Delle storie proprio serie serie, cioè non mi ha visto mai nessuno nuda, perché cioè io faccio, dai, tanto siamo grandi maggiorenni vaccinati, faccio l'amore col mio ragazzo vestita, cioè nel senso io sopra non me levo niente, sono sotto,
Cioè, è una cosa che un attimo mi vergogno, però per farvi capire come sono amata di me, ti dico scusa, non lo so che lo dico più, se il ragazzo tu gli piaci così come sei, tanto anche toccandoti comunque la sente la ciccia, sente la carne, voglio dire, no? Quindi, anche se ti fai venire nuda, la stessa roba, invece ho paura, anche lo so che me toccandomi mi sente la ciccia e tutto, quello che cacchio mi pare, oppure anche te vestiti, anche se te li metti, comunque un po' la forma del corpo si vede. Lo so, però io ho paura che fammi vedendomi nuda gli faccio schifo ancora di più, può essere, no, dai, gli faccio proprio schifo che alla fine mi lascia, cioè, capito le fissazioni mie? Le giuro, io mai spogliata, mai, cioè, mai. Non ha mai visto, ma nessuno che mi ha visto mai nuda completamente, nessuno, nessuno, nessuno. È 3 anni che sto con il ragazzo mio, adesso a giugno, famo 3 anni, non mi ha mai visto nuda. Io di sopra non mi scopro, solo sotto. Fissazioni mie, non lo so, sono matta, quello che mi pare. E comunque niente, questa qui era la mia storia, diciamo, ripeto, sempre di sopracciglia, questa amica mia che sta qua sopra. E andare a fare le camminate, tipo da qui, insomma, passo ora che ci vuole un pezzetto arriva a camminata, che c'è sia salite, discese, che dritta la strada è. Così comincio a camminare un po', una mezz'oretta, camminata veloce a posto. E adesso vediamo, vi aspetto, fate idea, infatti fa un po' più caldo, fate idea, non mi va quasi niente da mangiare. Però vi ripeto, non è il fatto del bagnacchio che mangio, è il fatto di sta cazzo di tiroide, anche se ho l'eutirox, però io più di tanto ne faccio calare. 10 kg ce la farò pure calare, però dopo non di più, o 5, non lo so. E quindi spero, ecco, insomma, questa qui era la mia storia che vi volevo dire, che vi ho raccontato un po' della mia obesità, insomma. Adesso purtroppo non ho portato di mano le foto, se no me le mettevo da qui, qua o da qualche parte, ma no, c'erano tutte giù in garage, c'ho la nonna la sta cercando, sapendo stanne, che era un po' più grossa, comunque lo vedevate qui fronte adesso. Comunque dai, spero che, a me perché mi fa male bel poco adesso, mi fa male bel poco quando vedo le ragazze d'estate in giro, infatti ora non usciva di casa, che vedo tutto, ma non perché io devo fare colpo dei ragazzi, anche perché c'ho un ragazzo, non me ne frega un cazzo, cioè, voglio dire, però io lo voglio fare anche per ragazzo mio. Lo so, il ragazzo mio mi dice sempre: beh, 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 così, se no ancora ti ho mandato a fanculo, non me ne fregava niente, tu dicevo, mi feci schifo all'inizio, ciao, mi mettevo con te. Però io penso sempre che un pochino mi gusterebbe se mi vedesse un po' più magra, diciamo. Dopo non lo so, che gli uomini tutti che dice: beh, io quelle formose, ho trovato davanti, no, fai schifo, tutte le secche. Boh, senza offesa per le secchissime, eh. Per carità, non lo fai dovrei essere e nell'obese, quindi voglio dire, ci ho sofferto io, quindi non è che vado a prendere in giro gli altri, che sono la prima di non bisogna prendere in giro queste persone, perché non sai mai veramente la persona se ha una malattia, oppure se gli piace veramente mangiare o non gli piace mangiare, eccetera, eccetera, non bisogna mai offendere. Però quello sta sempre ai genitori, fiori alla fine, eccetera, cazzo, poi viene su come cani, perché tanto, anzi, non è che è meglio, di certe persone, quindi. Che però, vabbè, è diverso, perché io comunque mi fiolo. Lo posso far crescere, posso dare educazione stupendissima e diventa il genio di tutto il mondo, diventa il miglior figlio che possa avere il mondo. Però dopo da grande bisogna vedere con chi cerchi esce, con che amici sta. Bisogna, dopo sta a lui a decidere, dice ok, quello che mi ha insegnato mamma, vuoi rimanere così oppure voglio fare di testa mia. Dopo sta a lui, comunque lo vorrei mio, da mamma l'ho fatto. Dopo sta a lui, se vuole fare quello che io ho detto io, nel senso tra virgolette, quello che io ho insegnato io, o fa di testa sua, dopo vede lui, insomma. Pacera. Ai cioleni che mi consola. Pacera. E quindi niente, dai, che questo video è durato abbastanza lungo. Dopo vi racconterò varie altre cose che mi sono successe proprio là, non è ancora per adesso. E adesso perché, cioè, mi pare che sta casa che è stato male, che poi il 1º maggio l'avevo portata a pronto soccorso. Insomma, questo vi racconterò adesso appena faccio, farò il ghetto di vite vive, ve lo racconterò lì. E niente ragazzi, questa è stata la mia storia di obesità, diciamo, quello che ho sofferto in passato. L'ho abbreviata tante perché so c'è tante cose da dire e ho durato tanto già sto video. E spero che lo vedrete tutto, che lo vedriate tutto, perché per me questo video è importante e lo voglio condividere con voi di quello che ho passato io. Scusatemi se prima ho avuto lo sfogo, ma quando dopo dico queste robe così mi viene sempre da piangere, insomma, ci sto malissimo. E quindi niente. Ok ragazzi, allora io vi lascio, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando vedetelo tutto, vi sarei veramente grata, lo devo dire all'inizio, questo lo dovete vedere tutto, però vabbè, ormai, e vabbè pazienza, e niente, io vi mando un bacio, ciao!
mettete mi piace al video se vi è piaciuto, commentatevi e iscrivetevi al canale per non perdere nuovi video. Un bacio e alla prossima, ciao.